Grazie agli organizzatori per questo invito che mi dà l'occasione per parlarvi di questi aspetti normativi. In realtà, anche visto il tempo, visto i recenti aggiornamenti in ambito comunitario, mi concentrerò sul regolamento comunitario che è stato appunto molto recentemente adottato. Due brevi considerazioni: perché a livello comunitario si è deciso di normare questa materia? Tenete conto che questo è il primo pezzo del campo ambientale dopo 25 anni, in un momento nel quale le priorità del Parlamento e le priorità della Commissione non sono quelle ambientali. Gli motivi per cui i decisori in ambito europeo hanno deciso di lavorare a una nuova legge sono, da un lato, quello che è già stato detto: le invasioni biologiche sono in forte crescita, non ci sono segni di rallentamento e quindi la materia sta diventando estremamente preoccupante anche per gli ambiti non ambientali ma economici e sociali. Questi sono dati estratti dal progetto DESI e che sono stati alla base di diversi indicatori mondiali. L'altro aspetto, la professoressa Dalmazzone che mi ha preceduto ha spiegato i costi delle invasioni biologiche. Noi abbiamo partecipato a questa analisi europea fatta con tecniche estremamente conservative, esclusivamente analizzando costi diretti delle invasioni biologiche. La stima è comunque estremamente alta, oltre 12 miliardi di euro l'anno di perdite in ambito comunitario. Quindi questi sono gli argomenti che hanno spinto i livelli decisivi e decisionali comunitari a normare la materia delle invasioni biologiche. E questo è anche un settore nel quale gran parte delle specie che causano impatti ambientali hanno anche impatti sociali ed economici. Quindi tutelare la biodiversità in questo ambito ci aiuta a proteggere la nostra economia e la nostra salute. Anche questo è un argomento che è stato decisivo nel dibattito parlamentare a scala europea per convincere gli organi competenti a normare questo ambito, questa minaccia. I principi guida per affrontare le invasioni biologiche, che abbiamo già sentiti, sono stati a lungo discussi in ambito internazionale. Questa è un'area nella quale i risultati delle analisi scientifiche hanno informato il livello politico e decisionale. Quindi alcuni dei principi essenziali sono che la prevenzione è di gran lunga la forma di risposta più efficace per le invasioni biologiche. Occorre adottare sistemi di rapida identificazione e di risposta tempestiva alle nuove invasioni. Quando una specie è ampiamente diffusa, l'eradicazione resta la forma più efficace, ma in alcuni casi è inapplicabile o troppo costosa, e la gestione permanente è l'ultima, l'estrema ratio, quindi una misura da applicare quando le altre forme di intervento non hanno fallito. Sia in ambito globale con la Convenzione di Biodiversità, sia in ambito europeo con la Strategia 2020, i criteri applicativi di questi principi sono declinati in termini di prioritizzazione. I principali vettori o meccanismi di introduzione, le cosiddette pathways che ha descritto la professoressa Siniscalco, in modo da migliorare la prevenzione, e bisogna identificare le specie invasive prioritarie in modo da focalizzare gli interventi di risposta di gestione. A livello europeo è oltre un decennio che si ragiona di una strategia, di una politica in ambito specie invasive. Nel 2004 è stata adottata una strategia europea sulle specie invasive in ambito Convenzione di Berna, Consiglio d'Europa, e basata sempre su questi principi, una strategia comunque non vincolante, e da allora l'Unione Europea ha preso una serie di decisioni, senza tradurle in grandi sforzi pratici, però impegnandosi a sviluppare una propria strategia, consultando gli stati membri e i gruppi di interesse, consultando il pubblico via web, confermando che questa era una materia prioritaria sulla quale agire, ha adottato una comunicazione che è la forma più debole, diciamo, di legislazione e di politica
comunitaria, finché si è arrivata alla decisione di adottare un nuovo strumento legislativo, decisione che in ambito comunitario non è scontata, e a settembre del 2013 la Commissione Europea ha presentato una proposta formale di regolamento. Il regolamento è una legge forte perché diventa immediatamente applicativa senza necessità di leggi nazionali di adozione. Nei mesi che sono andati da settembre 2013 al giugno 2014 si è svolto quello che si chiama il trialogo, cioè un dialogo tra Parlamento, Consiglio, quindi Paesi e Commissione Europea, quindi i tre pilastri degli organi comunitari, con un'approfondita discussione tecnica per elaborare un testo partendo dalla bozza della Commissione condiviso. Questo dibattito è stato estremamente rapido rispetto ai tempi comunitari perché il Parlamento era in scadenza, ma anche, devo dire, io ho partecipato a molti degli incontri, estremamente produttivo. Si è arrivati ad aprile dello scorso anno, quindi un anno fa, ad approvare il testo in Parlamento a larghissima maggioranza. A settembre il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato formalmente il testo, pubblicato a novembre e entrato in vigore a gennaio di quest'anno. I principi base del regolamento sono quelli di focalizzarsi sulla prevenzione, sulla prioritizzazione e anche sul coordinamento, che in ambito comunitario è chiaramente una sfida essenziale. Il cuore del regolamento è la lista di specie invasive di rilevanza unionale, cioè diciamo la lista nera delle specie prioritarie in ambito europeo. Per queste specie, che ancora non sono state definite la lista in discussione in questi giorni, ci sarà un automatico bando dall'Unione Europea, un divieto di introduzione, di commercio, di possesso, di riproduzione e di rilascio. Quindi misure anche molto stringenti, che però potranno essere applicate su una lista piuttosto contenuta di specie. Durante questo trialogo si è dibattuto di vari aspetti, prima di tutto inizialmente la proposta prevedeva un tetto massimo di 50 specie per la lista, questo tetto è stato rimosso. Si prevedevano, sono state proposte delle forme di eccezione piuttosto flessibile, chiesto dai paesi che hanno industrie, per esempio l'allevamento del bisone, che ponevano forti preoccupazioni, ma in realtà le eccezioni saranno molto limitate e dovranno essere decise dalla Commissione Europea, non dai singoli paesi. L'altro aspetto è che l'inclusione delle specie invasive in questa lista UE dovrà basarsi su un'analisi del rischio scientifica, questo per non confliggere con le politiche di libero commercio sia in ambito comunitario ma anche in ambito dell'organismo WTO, l'Organismo Mondiale per il Commercio. Si escludono, per evitare duplicazione di sforzo, le specie che sono già normate nel sistema fitosanitario o dal regolamento acquacoltura, e invece si indicano prioritariamente per l'inclusione nella specie nella lista delle specie già incluse nel regolamento di applicazione della CITES in ambito europeo. Questo lo dico perché alcune specie, come lo scoiattolo grigio, che non è una pianta, lo so, però qualche animale lo dovrò citare, che per l'Italia sono particolarmente rilevanti, sono quasi automaticamente, verranno quasi automaticamente inclusi nella lista. Questo vuol dire che dall'anno prossimo l'Italia si troverà con degli obblighi comunitari più stringenti rispetto a quello che abbiamo mai avuto. Altri criteri per l'inclusione sono che le specie invasive devono causare impatti in almeno una regione biogeografica condivisa da due o più stati membri, però questo vuol dire che anche una specie abbastanza localizzata potrà essere inclusa nella lista di specie invasive europea, e che la inclusione nella lista dovrà permettere una più efficace gestione, quindi che includendole nella lista o la prevenzione o la gestione saranno più efficaci. Per esempio il dibattito è sulle specie marine, dove la prevenzione è molto difficile, dove la gestione è molto, molto limitata, se avrà senso inserirle in questa lista o meno. Un elemento che è stato molto discusso è che le specie invasive di rilevanza unionale non potranno comprendere specie che sono autoctone in parte d'Europa. Questo esclude automaticamente ad esempio le specie di origine contocastigliana, che per molti stati europei sono un grosso problema, pensiamo al pesce siluro, anche questo lo so, non è una pianta. Però ci sono anche diverse specie vegetali di origine contocastigliana che non potranno essere incluse nella lista europea. Però anche per sopperire a questo aspetto, gli Stati membri avranno il potere di adottare delle liste nazionali sulle quali adottare le stesse misure previste in ambito comunitario, quindi divieto di commercio, di possesso e così, obbligo di eradicazione, obbligo di notifica.
Questo però sarà una decisione a scala nazionale, sempre basando le decisioni su un'analisi del rischio formale. Quindi occorre rapidamente sviluppare competenze in ambito di analisi del rischio, che in Italia è un settore che non abbiamo fino ad oggi particolarmente approfondito. Altri elementi del regolamento: entro 18 mesi dall'adozione del regolamento gli Stati dovranno istituire un sistema di sorveglianza delle specie invasive di rilevanza unionale. Tenete conto che la lista non verrà adottata prima dell'anno prossimo, quindi questo dà tempo per lavorare su questo elemento, e ci sarà un obbligo di notifica delle nuove introduzioni e un obbligo di immediata eradicazione entro 3 mesi. Qualora non si eradichino queste nuove introduzioni, bisognerà giustificare perché non è stato possibile farlo. Un elemento interessante e importante del regolamento è che copre anche le specie invasive ad ampia diffusione. Questa è una parte, ad esempio, che nei sistemi fitosanitari non veniva coperta. Pensiamo all'ambrosia terricifolia, che è stata citata prima. Essendo una specie ampiamente diffusa, non è coperta nei sistemi fitosanitari comunitari. Per queste specie il regolamento impone che si adottino, diciamo, dei piani di gestione, e quindi ogni paese dovrà mettere in atto efficaci misure di gestione per queste specie. Campo un po' vago, bisogna capire concretamente cosa vorrà dire adottare queste misure di gestione. Inoltre gli Stati potranno adottare le misure, quelle diciamo più stringenti, anche per specie che ritengono appena arrivate, che ritengono potranno rivelarsi specie di interesse comunitario. Pensiamo alla Valentina, che è arrivata recentemente prima in Francia e poi in Italia. Se arriveranno specie molto invasive nei nostri territori, potremo agire immediatamente attivando il percorso di inclusione delle specie nella lista comunitaria con i tempi che questo richiederà. C'è un'altra area di focalizzazione del regolamento, che è quello della cooperazione internazionale. È abbastanza vago, sono quelle che si chiamano le mild laws, quindi indicazioni non troppo stringenti, però gli Stati membri dovranno fare ogni sforzo per coordinarsi con gli altri Stati interessati dalla specie, con la stessa specie invasiva, e la Commissione europea potrà, se in caso di inazione, intervenire. Si incoraggia lo sviluppo di liste di specie di rilevanza regionale, quindi sovranazionale, che potranno anche comprendere specie autoctone in parte d'Europa. E di nuovo ci sarà anche un coordinamento, una cooperazione per quello che riguarda i piani d'azione sulle pacque, sui vettori o i meccanismi di introduzione di specie invasive. Questo è un elemento estremamente innovativo del regolamento, cioè gli Stati membri avranno l'obbligo, entro 18 mesi dall'adozione del regolamento, di identificare i principali vettori di introduzione accidentale di specie invasive. Quindi diciamo, questo è pensato più per gli arrivi occidentali che non per le introduzioni intenzionali, che, come ha detto la professoressa Siniscalco, sono una componente molto importante delle invasioni biologiche. E dentro 3 anni dovranno adottare almeno un piano d'azione per gestire un vettore di introduzione di specie invasive. Va detto che a livello scientifico abbiamo lavorato come comunità di ricercatori in ambito mondiale a produrre degli schemi di classificazione delle pathways che possano aiutare in questo percorso di analisi dei dati, però da subito bisognerà partire con un'analisi su scala nazionale di questo elemento per essere pronti a sviluppare piani d'azione nel prossimo futuro. Come avete capito, il regolamento è molto articolato e richiederà una serie di valutazioni tecniche che saranno un elemento fondante del processo decisionale. Quindi io sono dovuto diventare un esperto della materia che in ambito comunitario si chiama la comitologia, scienza molto più complicata della botanica o della zoologia, devo dire. E un elemento chiave che è stato creato dal regolamento è il comitato, costituito da rappresentanti nominati dagli Stati membri, che dovrà assistere e di fatto guidare la Commissione europea, per esempio nell'inclusione, per decidere quali specie verranno incluse o meno nella lista. Tenete conto che quando i paesi hanno adottato il regolamento, la Danimarca, che è il paese che produce più pellice di visone al mondo, ha detto chiaramente che l'ho adottato perché è sicura che il visone non potrà mai entrare nella lista di specie di rilevanza unionale. Ogni paese può avere industrie che spingeranno per non avere alcune specie nella lista, quindi è chiaro che il processo sarà in parte tecnico ma anche in parte
politico e dovrà tener conto degli aspetti socio-economici, questo è, diciamo, inevitabile. Oltre al comitato è stato istituito un forum scientifico composto da esperti scientifici sempre di nomina degli Stati membri e che dovrà assistere la Commissione europea sempre in materia delle liste di specie di rilevanza unionale, delle analisi del rischio, delle misure di emergenza, delle deroghe. Qui è presumibile che il forum scientifico dovrà fornire analisi per vedere se, ad esempio, la non adozione di sistemi di eradicazione o la inclusione di specie in queste liste di emergenza sono giustificate scientificamente. La prossima settimana si riuniscono sia il forum scientifico sia il comitato per la seconda riunione e io parteciperò insieme ai rappresentanti del Ministero a entrambe, sia al comitato sia invece ai rappresentanti dell'Italia al forum scientifico. Però non è ancora chiaro come questi tre elementi scambieranno le informazioni e le decisioni tra di loro, quindi comitato, forum scientifico e Commissione europea. Il regolamento prevede che il JRC, quindi il Joint Research Center della Commissione Europea, che tra l'altro ha sede in Italia, dovrà creare un sistema informativo che dia supporto ai paesi nello scambio di dati sulle specie invasive. Però, dato che ci saranno degli obblighi di notifica e di riarchivazione dei dati, ogni paese dovrà anche dotarsi di una banca dati. ISPRA ha già prodotto una banca dati nazionale su questa materia, che è già stata utilizzata per valutare gli impatti di questo regolamento. E quello che noi stiamo adesso auspicando è di creare una collaborazione con il mondo scientifico, con l'Unione Geologica Italiana, con la Società Botanica Italiana, in modo da creare una banca dati più comprensiva, più completa delle informazioni sulle specie invasive in ambito nazionale. Un punto essenziale di carenza del regolamento è che non ci sono meccanismi finanziari. Si incoraggia l'adozione del Polluter Pays Principle, che però in campo delle cose geologiche è molto difficile da adottare, perché le invasioni biologiche tendono ad aumentare il loro impatto nel tempo e quindi è difficile far pagare i costi a chi originariamente ha causato il primo nucleo di introduzione, a differenza di quanto succede con l'inquinamento. Ora, la Commissione Europea ha circolato una prima lista di analisi del rischio per 56 specie, che sono quelle che erano già disponibili in ambito comunitario, delle quali circa 50 sono conformi con i criteri del regolamento. A inizio maggio ci riuniremo a Bruxelles per fare un esercizio di horizon scanning, cioè per vedere quali specie invasive non ancora presenti in Europa è possibile che arrivino nel prossimo futuro, e anche questo potrà fornire delle indicazioni per l'adozione della lista. Tutte queste informazioni andranno poi discusse in ambito del comitato. Quello che i paesi hanno già evidenziato la Commissione Europea è che per ora il focus di queste liste è troppo sbilanciato verso specie che sono già ampiamente diffuse, mentre invece se si vuole mantenere il principio di dare priorità alla prevenzione occorre che ci siano liste più focalizzate su specie molto localizzate o possibilmente non ancora presenti in Europa. Il Ministero dell'Ambiente ha attivato durante questo dibattito che c'era dentro il regolamento un tavolo con il MIPAF che ha visto le varie componenti, CFS, CITES, Fitosanitario, Ministero Salute, Agenzia delle Dogane, Commercio Estero e con ISPRA. Quindi diciamo l'Italia per una volta si è mossa in modo abbastanza coordinato ed è possibile, ora si sta lavorando una possibile bozza di legge delega in questa materia, è possibile che il Ministero dell'Ambiente venga identificato come autorità competente su scala nazionale e si sta sondando la possibilità che ISPRA diventi l'autorità scientifica responsabile di questo aspetto. È chiaro che un ruolo chiave lo avranno le regioni, perché nel sistema italiano chi poi è competente per gli interventi di controllo sono le regioni, che si troveranno un carico di lavoro non chiaro al momento, ma che potrà essere rilevante, anche degli impegni, degli obblighi non indifferenti. Tenete conto che l'Italia, come spesso avviene in questo settore, si ritrova a un carico di lavoro superiore a quello di altri lavori, perché noi siamo ricchi di biodiversità e purtroppo anche ricchi di specie invasive. Abbiamo circa 3.000 specie introdotte nel nostro territorio. Della lista delle circa 50 specie circolata finora a livello europeo, 41 sono presenti in Italia e, come vi dicevo, ci sono specie per le quali, se entreranno nella lista, l'Italia si troverà
con degli impegni notevoli, pensiamo allo scoiattolo grigio, alla nutria, all'ambrosia, al giacinto d'acqua. Quindi l'inclusione di queste specie nella lista potrà creare nel nostro paese un impegno notevole in termini di risorse. Quindi in conclusione, il disegno di questo regolamento è sicuramente un disegno molto innovativo e molto avanzato. Non è stringente come le politiche adottate da alcuni paesi come l'Australia o la Nuova Zelanda, ma è sicuramente un disegno estremamente moderno e in linea con le visioni delle politiche mondiali. Focus su prevenzione, ma anche obblighi stringenti di controllo. Le misure più stringenti sono limitate a una lista che sarà prevedibilmente piuttosto corta di specie invasive, e occorrerà che il processo decisionale sia estremamente dinamico. Questo in Europa non è sempre il caso che succeda. Altre misure, come le liste nazionali, dipenderanno molto dall'impegno dei singoli paesi, e comunque la carenza di strumenti è chiaramente un grosso limite. Occorre uno sforzo congiunto e una collaborazione tra organi centrali e locali. In alcuni casi il regolamento può fornire una base normativa, pensiamo al controllo dell'eraclion o della nutria, in ambiti dove in Italia manca, diciamo, una base normativa chiara, però dall'altro lato introdurrà degli obblighi che vanno pesati con attenzione. E poi va anche detto che l'approccio regolamentativo di sé non può risolvere il problema senza una migliore comprensione, una maggiore comunicazione a livello dell'intera società, e incoraggiando comportamenti volontari responsabili che sono un pilastro essenziale di una complessiva politica di contenimento di questa minaccia. Grazie.